Ciao a tutti, un saluto dell'interista tedesco della Baviera. Allora, se oggi perdavamo, sarebbe stata una vergogna ancora più grande come Milan-Benevento. Rischiavamo una figura di merda incredibile. Figura di merda epocale. Una figura di merda colossale. Io mi chiedo, in generale, ma le coppe per l'Inter non contano più un cazzo? L'ultimo anno in Europa League non avevano voglia. I panchinari dell'Inter sono stati una vergogna l'ultimo anno in questa Europa League. E si è visto cosa succede se uno lascia giocare queste riserve. Cazzo di turnover. Adesso quest'anno ci è rimasto solo una coppa, la Coppa d'Italia. E allora facciamo schifo anche qui, perché le coppe non contano niente, vale solo il campionato. Io mi chiedo perché fare sempre questo turnover così estremo. Ma non è bello vincere la Coppa Italia? Non è bello vincere l'Europa League e andarsene direttamente in Champions League come ha fatto il Manchester United? Non vale niente? Allora, analizziamo questa cosa. Perché facciamo schifo in queste competizioni se non si tratta di campionato oppure di Champions League? A me mi pare che non ci hanno voglia, che non vale niente. Lasciamo giocare le riserve, gli avversari vanno sottovalutati, tutto non conta un cazzo. Ovviamente ci sono due punti di vista e cominciamo con i giocatori. L'ultimo anno, vi ricordate, volevano andare in vacanze, non avevano voglia di giocare in Europa League. Quest'anno, adesso qui in Coppa Italia, stasera, dai, faceva freddino. Viziati, strapagati, arroganti. Per concludere, hanno completamente sottovalutato l'avversario. Ovviamente sono incazzato con questi giocatori. E poi, secondo punto di vista, il mister. Luciano Spalletti. Perché ha messo le seconde linee? Allora, prima proviamo di capirlo. Ovviamente, la prima cosa, lui voleva un po' provare, voleva un po' vedere a quale punto sono nuovi acquisti, nuovi giocatori come Caramò, Zelò, D'Albert. Si è pensato quando, se non adesso, se gioco contro una squadra, contro un avversario scarso. Questo si può anche un po' capire. Sono stati tutti i tifosi che hanno sempre detto: ma perché Luciano fa i cambi così tardi? Perché Luciano non lascia giocare Caramò per Candreva che non azzecca un cross? Tutte queste cose. Forse adesso lo capite, ragazzi, perché lui vede i giocatori nell'allenamento. Oggi si è visto che questi giocatori assolutamente non sono pronti, non sono ancora da Inter, forse non lo saranno mai più. Perciò arriviamo al secondo motivo del mister, perché ha fatto giocare le seconde linee. E questo ovvio, lui voleva dare una pausa ai titolari, ai giocatori che giocano sempre. E io vi dico, noi non giochiamo in Europa quest'anno, abbiamo parecchie partite in meno come Roma, Lazio, Juventus, Napoli. Perciò era veramente adesso necessario di fare pausare tutti questi titolari? Non so, si poteva giocare con 7-8 titolari e poi, non so, con 3-4 riserve. E poi nel secondo tempo, quando uno ha già vinto, praticamente già vinto, metterne altri 3 riserve. Questa è la mia opinione, ragazzi. A me questo turnover così estremo non mi piace. Un pochino di turnover va bene, ma cambiare praticamente tutta la squadra a me non mi piace. Però devo anche dire, la responsabilità non è del mister, è solo dei giocatori. Perché anche se giocano le riserve, anche se le riserve, non so, hanno la febbre altissima, devono battere un avversario del genere. Non può essere che fanno così fatica. Non può essere. Luciano Spalletti sicuramente aveva i suoi motivi per fare questo turnover, però la mia opinione che volevo condividere con voi, un turnover estremo di questo genere, noi in questo momento non lo possiamo fare perché non abbiamo delle riserve che sono all'altezza, per esempio la Juventus lo può fare. Perciò io vi dico, lo ripeto sempre, il nostro obiettivo resta di andare in Champions League, lo è stato all'inizio, lo è sempre adesso, e vi dico onestamente, purtroppo io penso, spero con tutto il cuore di no, ma penso che la Juventus vincerà un'altra volta, perché la Juventus è una cosa che è veramente impressionante, che loro potrebbero mandare nel campionato due squadre, c'hanno 22 giocatori all'altezza del campionato, c'hanno delle riserve che possono essere titolari, titolari che possono essere riserve, tutti i giocatori all'altezza. Questo l'Inter non ce l'ha e il Napoli ce l'ha ancora di meno, avete visto, quando Insigne non c'è più chi mettete, se Hamsik non c'è più chi mettete, se Koulibaly non c'è più chi mettete, questo è un grosso problema, perciò
In una singola partita la Juventus si può battere in tutto il campionato, purtroppo sarà molto molto difficile, anche se io naturalmente con tutto il mio cuore spero che la Juventus non vince un'altra volta, però penso purtroppo di sì. Vabbè ragazzi, allora siamo arrivati alla fine del video, qua ragazzi iscrivetevi al canale di YouTube, sempre Forza Inter, alla prossima, ciao!